bene. Qualche accentuazione negli aggettivi ci sta, ma questo è la nostra volontà nei confronti e vi ringrazio per questo. Venendo gli agenti della tutela che devo portare dopo l'incidente di un anno fa, con me che mi chiedevano a testimone un vescovo di un titolare di una diocesi come Faverone. Il nostro vero sindaco l'ha spiegato molto bene ed è ancora per aggiungere qualche parola ed è il modo in cui la Chiesa cerca di qualificare la funzione di un vescovo quando egli ancora non ha ricevuto una comunità da guidare come pastore. Accade a volte che uno viene messo in aiuto ad altri vescovi, in modo più normale quello di essere un ausiliare in una diocesi, viene fatto vescovo, ma ha una propria comunità da, su cui esercitare un governo e una vita pastorale. Nel mio caso io ero stato messo in aiuto non a un vescovo, ma a tutti i vescovi italiani come segretario generale della conferenza episcopale italiana e per la intuizione di un impiegato, perché poi le cose erano così, di un impiegato della congregazione per i vescovi che mi conosceva, andò a cercare qual era la sede delle sedi titolari libere più vicine a Foligno, così da in qualche modo legare la mia persona a una sede che io potevo conoscere. E così si trova appunto libera in quel momento la sede titolare di Faverone, che allora era stato sempre un vescovo australiano, che era anche residenziale, magari era diventato vescovo residenziale della sede residenziale, lasciò libero poco prima di diventare vescovo. Ecco, allora io ricevetti questo titolo, il titolo di Faverone, che ho portato con molta gioia per i 7 anni e mezzo che ho passato come segretario generale della CEI prima di andare alla sede, questa volta non più titolare ma residenziale, di Firenze. E essere vescovo titolare non è una cosa facile, perché occorre avere un buon equilibrio per esprimere un rapporto con il luogo, ma neanche essere troppo invadente, perché un vescovo poi lo è, che è un vescovo di ferro, e quindi io non devo oscurare quegli 7 anni e mezzo, devo essere attento a non oscurare il ruolo pastorale del vescovo di fermo. Ma questo, grazie alla volontà dei due arcivescovi di fermo che ho avuto in quel periodo, sia Franceschetti e Monsignor Conti poi, e grazie a voi abbiamo trovato, direi, il modo giusto. Devo dire anche che ho trovato qualcosa in più rispetto a un normale vescovo titolare, perché non è facile per un vescovo titolare trovare l'affetto, la considerazione, l'amicizia, la ricerca voluta da questa comunità. E questo mi ha fatto molto piacere, perché io ero come un vescovo senza famiglia, voi capite, no? Fino a che non sono andato a Firenze, non avevo la mia famiglia come la mia diocesi. E quindi avere però un gruppo di persone che in nome di un titolo sicuramente e non più reale, ma solo titolare, tuttavia si legava a me attraverso dei vincoli di attenzione, ripeto, di amicizia, mi ha fatto molto molto piacere. E questo devo dire grazie sia alle autorità civili che si sono avvicendate in questo comune, sia l'autorità religiosa rappresentata nella continuità un po' più lunga dal nostro torneato, perché poi sindaci date il cambio da torneato e quindi creare la continuità. Quindi da questo punto di vista sono molto grato a questa comunità, proprio perché mi ha fatto sentire partecipe di una vita comunitaria quando io una comunità non la vedo. Però permettetemi di aggiungere altre due considerazioni. La prima di queste riguarda il fatto che questo legame non è stato mai soltanto un legame religioso, ma ha coinvolto anche la comunità.
comunità dal punto di vista della dimensione civile della comunità. E questo per me è un segno molto importante, perché accennavo prima il presidente della nostra provincia, che la presenza della Chiesa ha un valore nella storia, nella cultura, nella società di una comunità che è significativo. E tutto quello che ci aiuta a ribadire il legame dell'importanza del ruolo della Chiesa a favore della vita di tutti, e questo è un fatto importante. Allora, che la nostra amicizia si sia espressa non solo sul terreno religioso, che ne è proprio, che in qualche modo andava da sé, ma si sia espressa anche sul terreno civile, fino a farti diventare un cittadino di questa città, ebbene, questo mi è sembrato un modo importante, anche perché l'accentuazione del legame tra dimensione religiosa e dimensione civile appartiene un po' al modo con cui io intendo la presenza della fede nel mondo e quindi anche il ruolo del vescovo in una comunità. È stata una delle accentuazioni più forti con cui io mi sono presentato, dicendo che non andavo lì come vescovo dei cristiani fiorentini, andavo lì come vescovo di tutti i cristiani, di tutte le persone che abitavano nel territorio fiorentino, sentendo quindi una responsabilità che non riguardava soltanto i battezzati, tantomeno soltanto i frequentanti delle chiese, ma riguardava, io mi sento responsabile di dare un rapporto alla vita di tutti, credenti e non credenti, di diverse religioni. La fede cristiana è qualcosa che può aiutare tutti, chi ne accetta e chi non accetta, perché in sé un patrimonio di valori umani e morali che non possiamo tenerci soltanto per noi cristiani, ma dobbiamo saper condividere con tutti come una base di civiltà, così come appunto nella storia nostra c'è stato sempre mostrato una realtà funzionale. Questo è bello, perché se noi ci lasciamo travolgere soltanto da quella che è l'utilità, la funzionalità, secondo i parametri che spesso prevalgono oggi nella nostra cultura e nella nostra società, per cui le cose finché ci servono hanno un valore, quando non ci servono non hanno più un valore, non stiamo nella buona tradizione della civiltà italiana e della fede della Chiesa. E questo mi sembra quindi bello, significa che il nostro Stato ed è un rapporto vero, umanamente fondato, che si apre quindi oltre quelle che sono le regole, le funzioni, i titoli, e che quindi ci permette anche di incontrarci a distanza ormai di 4 anni, perché io abbandono il titolo di valerone, di incontrarci però sentendoci